Bianco 1-1 fra Roma e Juventus nella partita che completa il quadro d'andata dei quarti di Coppa Italia. Sotto una pioggia battente, su un terreno molto allentato, le due squadre cercano per quanto possibile di onorare lo spettacolo. Nei primi 20 minuti fattore campo sovvertito, con la formazione di Maifredi stabilmente in avanti e i giallorossi ad agire in contropiede, grazie soprattutto al mobilissimo Föller. Poi la squadra di Bianchi prende tono e iniziativa, alto il tiro di Desideri. Roma in vantaggio al 45esimo, quando già quasi tutti pensavano all'intervallo e al tè caldo. Palo colpito da Rudi Föller e incredibile autorete di Bonetti. Ripresa con Tempestilli al posto di Aldair e Fortunato che rileva Alessio. Dopo 11 minuti il pareggio juventino firmato da Casiraghi, che conferma il momento di forma. I bianconeri, paghi del risultato, non graffiano più e lasciano l'iniziativa ai romanisti, che lodevolmente cercano il gol della vittoria. Al tiro, ma senza fortuna, vanno Desideri, Carboni, Giannini e il neoentrato Rizzitelli. Le date per gli incontri di ritorno: mercoledì 20 febbraio Juventus-Roma, Milan-Bari e Bologna-Napoli, giovedì 21 Sampdoria.